Nonostante il tempo incerto, tanta gente qui oggi ad Allier per la mostra mercato delle cianfrusaglie e dell'artigianato. Beh, direi proprio di sì. Posso dire che siamo soddisfatti a livello di banchi, siamo circa un'ottantina di banchi ed espositori tra hobbisti, artigianato e quant'altro. E che dire, avanti tutta. Stamattina alle 5:30 siamo arrivati sulla piazza e vedere questi hobbisti con questi furgoni, che dove mi metto, dove scarico, mi hai tenuto il posto, e buona parte di noi comunque alle 5:30 era già qua a sistemare questi espositori. E un impegno da parte nostra, però grande soddisfazione e contentissima, perché siamo un'ottima squadra e devo dire che alle 8 avevamo già anche il nostro posto castagne e distribuzione polenta posizionato, e più di così. Infatti è bello vedere tutto il centro di Allier, da Piazza Castello ai portici, pieno. Direi proprio di sì. Giusto per dire, lo so che la voce trema, ma penso che mio papà e Valentino possano essere contenti. Caldarroste, polenta e di tutto. E polenta e salsicce, spezzatino, polenta concia, tagliere salumi e formaggi, le torte. Quest'anno ci siamo lanciati, ogni anno andiamo avanti e aggiungiamo un pezzetto. Devo dire che non è neanche mezzogiorno, abbiamo già più o meno 40 posti seduti prenotati, più all'incirca 50 asporti, quindi devo dire che non è male per essere una domenica incerta. Ieri sembrava estate, oggi è nuvoloso, quindi bisogna tener conto di tutto. Tempo incerto però tiene, forse meglio, perché la gente non va in montagna e va nel posto più bello, qui ad Allier. Certo, questo è vero, infatti ieri ci siamo guardati e abbiamo detto, eravamo in maglietta a mezze maniche, abbiamo detto polenta, non sappiamo, infatti abbiamo detto magari vanno più taglieri, così è, però devo dire che la richiesta è mista e cerchiamo di dare a tutti il loro pasto in base a cosa chiedono. Ricordiamo quali sono le date per la donazione della Vis degli Anni. Allora, abbiamo domenica prossima, il 5 novembre, l'Autoemoteca Cucellio con i prelievi di sangue intero, e poi ci sarà lunedì 4 dicembre invece l'Autoemoteca qua in Piazza Castello d'Allier per la donazione di plasma. E ricordiamo anche il prossimo appuntamento con l'Avis. Sì, sarà il 16 dicembre, ci sarà di nuovo Babbo Natale con noi. L'anno scorso il tema era green, quest'anno invece il tema sarà il dono del Natale. E quindi vi aspettiamo per una fetta di panettone, pandoro e uno scambio di auguri tra tutti.